Oggi prepareremo i savoiardi, una delle basi più usate in pasticceria, per la preparazione di tiramisù, zuppa inglese, torte Charlotte o semplicemente come biscotto da inzuppare. Per realizzare circa 40 savoiardi della lunghezza di 10 cm occorreranno 6 tuorli, 125 grammi circa, gli albumi di 6 uova, 200 grammi circa, 185 grammi di zucchero semolato, 200 grammi di farina 00, 70 grammi di fecola di patate, 30 grammi di amido di mais, zucchero a velo quanto basta. I savoiardi hanno due masse montate separatamente, cioè una prima con i 6 tuorli e 100 grammi di zucchero e una seconda con gli albumi e 85 grammi di zucchero semolato. La prima deve quadruplicare di volume e deve risultare appiccicosa. Deve dunque sbattere in una planetaria con frusta fine alla massima velocità per almeno 10-12 minuti. La seconda, quella degli albumi e zucchero, andrà montata nel seguente modo. Verso la fine della formazione della spuma aggiungere lo zucchero semolato a pioggia e completare l'operazione fino a che la meringa risulti non troppo soda ma molto ariosa. E addizionando aria alla massa che avremo un risultato ottimale. Intanto, a parte, setacceremo le farine e quindi facciamo prendere altra aria, passandole al setaccio almeno per due volte. Ora procederemo con l'incorporare la prima montata, cioè quella di tuorli e dello zucchero, alla seconda montata, cioè quella degli albumi e lo zucchero, e uniremo a queste la farina. Un mestolo di meringa e una parte delle farine, in tre volte, fino ad esaurire gli ingredienti, con movimenti delicati dal basso verso l'alto per non smontare le masse. Trasferiremo poi il composto in una sacca poche con beccuccio tondo liscio e formare dei bastoncini di circa 10 cm usando delle formine in silicone come nel mio caso oppure semplicemente adagiandoli su una placca da forno con carta da forno e formare dei bastoncini di 10 cm per l'appunto. Spolverare poi con abbondante zucchero a velo. Infornare a forno statico 180 gradi per circa 15 minuti. Il forno dovrà essere caldo. Quando saranno dorati è il momento di sfornarli. Il risultato è quello di un biscotto morbido, resistente all'inzuppo e molto gradevole di sapore. Alla prossima ricetta e tutorial. Arrivederci.